GF VIP, Attilio Romita su Donna Maria, a due volte e sta ancora in casa. Attilio Romita è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 7, il giornalista ha abbandonato la casa di Cinecittà lo scorso 14 febbraio. Uscendo sconfitto al televoto contro Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizzone e Antonino Spinalbese. Nel corso di una recente intervista a Superguidat, l'ex concorrente ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza al GF VIP e del suo rapporto con alcuni dei suoi oramai ex coinquilini. Attilio ha parlato di Edoardo Donna Maria, affermando che il 28enne avrebbe bestemmiato almeno due volte. Ma lo staff del reality non avrebbe preso provvedimenti al riguardo. Come emerso all'interno della casa, tra Attilio ed Edoardo non correvano buoni rapporti e i due sono stati protagonisti di diverse discussioni. Donna Maria non avrebbe ad esempio gradito alcune espressioni dell'ex conduttore del TG1. Accusandolo di classismo, sessismo e di essere inoltre materialista. Dal canto suo Romita ora ha criticato i comportamenti del giovane romano. Nel corso della sua permanenza al Grande Fratello VIP, Attilio è stato richiamato più di una volta. A causa di alcune affermazioni discutibili, tanto che il giornalista ha ammesso di aver provato vergogna e di aver ferito Mimma Fusco, la sua compagna. Ora il 69enne ha spiegato che alcuni suoi coinquilini avrebbero detto e fatto peggio di lui. Ma che alla fine sarebbero stati perdonati. In particolare ha affermato, le infelici frasi da camerata che ho detto nella casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c'è chi ha bestemmiato due volte come Donna Maria e sta ancora in casa. Poi ha proseguito, ha detto delle frasi come, io sono andato con delle ragazze che non presenterei mai ai miei genitori. A me hanno detto di essere classista a lui niente. Ha detto frasi che Antonella gli diceva nei loro momenti privati. A lui è stato perdonato tutto a differenza di ciò che è stato fatto con me. Quella di Attilio è stata dunque una critica non solo a Edoardo, ma di fatto anche all'atteggiamento della produzione del GF VIP. Che avrebbe avuto dei comportamenti diversi a seconda dei concorrenti. Riguardo al rapporto con Mimma Fusco, Attilio ha riacquistato la fiducia della compagna dopo essere uscito dalla casa e che entro fine 2023 potrebbero convolare a nozze. In precedenza c'erano stati momenti di tensione tra i due, a causa del rapporto instaurato da Attilio con Sara Altobello all'interno della casa. La donna però avrebbe posto una condizione al suo compagno, non dovrà più vedere Sara. Il beton dopo care lo in team, scel devi nettare in team, cascia il beton, underground, no, sciapte am dat tonu, da nu cavo da fono, si acum rapo e moda o oh, no, așa e, și zici că stom for, la cum mă comport, întreaba asta nu-i loc de confort, record și-o mor tot, sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broc și se uza de aerosol, de când avea mol, de când nu știai ce un miscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor, vă întâlniți în Tristor, la zero grade viscol, nu tag nici stins mort, o să mă aud prin sol, transpir hipa prin pori, bile mari, zintor, că știi că după trimit ciocanul mare, înspre cer și dau și o scară mare, astrologia treabă ca...